Quasi da non crederci, ragazzi. Come vedete dallo sfondo, sono sul sito di Restomping Land. Oggi ho visto uscire un piccolissimo, proprio tipo 100 mega nemmeno, 90 scarsi, di aggiornamento su Steam. E vado a vedere che Jig, questo admin Jig, maledetta la mamma del maiale, ha messo un post in data 18.09 dicendo: tutta la gente, sei tornato, ma allora sei ancora vivo, ci crediamo ancora nel progetto. È stato aggiunto il Puertasaurus. Che non sapete cos'è il Puertasaurus, ora ve lo faccio vedere. Gallimimus e Stegomoloch, che Kenobi possono essere tipo buttati incapacitati giù con una freccia. E un altro piccolo aggiornamento. Quindi, dopo quasi 4 mesi di zero aggiornamenti che sono scappati col cache, questi stronzoli, perché passatemi il termine, si sono messi, secondo me, paura che il gioco è stato rimosso da Steam e non possono più venderlo. Quindi, o stanno veramente riprendendo lentamente il progetto in mano, ma vi ricordo che ci doveva essere a giugno il Titano Boa. E invece hanno messo il Puertasaurus, che va bene, ma io preferivo il cazzo di Titano Boa, perché giro sui canali tipo Focus e D-Max per vedere com'era sto cazzo di Titano Boa all'epoca di Omono nel Giurassico. E invece hanno inserito questo Puertosaurus e speriamo che riaggiornino il gioco. Non vorrei che lo facessero per riavere il gioco, riprendere la fiducia di Steam, riprenderlo, rimettere il gioco in vendita e rincularci i soldi. Ma due volte, coglioni, non saremo. Comunque, cos'è il Puertasaurus? Allora, rieccoci qua dopo tanto tempo, non è cambiato assolutamente un cazzo. Sì, intanto impostiamo, cambiamo i tasti perché io col destro che salta, accidenti a loro. Ma dove l'hanno trovate queste combinazioni di tasti? Allora, customizzazione, tanto non funziona, vi ricordate, avevano inserito questa cazzata nell'unica patch che avevano fatto, Paint, Resize, no? Che si poteva costruire praticamente la casa, diverse cose, diverse armi. Qui ci sono tutti i teschi degli animali presenti nel gioco, ma forse anche qualcosa di più, ma non si possono ancora avere per farci totem e cose del genere. Quindi il gioco è sempre nel suo stato merdoso. E da una parte sono contento che l'abbiano tolto da Steam. E vi dirò di più: non ho paura a fare questo gameplay per il fatto che dice, ma qualche tuo iscritto lo potrebbe comprare. No, ragazzi, adesso è proprio il problema: non si pone più perché il gioco non è più in vendita su Steam. Se un giorno questi bioccoli, ma veramente voglio un gioco da, non 700 mega, voglio un gioco da 5 giga pieno zeppo di contenuti, speriamo allora che a quel punto Steam prenderà in considerazione l'idea di rimetterlo in vendita. Allora cerchiamo questo Puertasaurus, che ci ho messo tipo, boh, non mi voglio dire una cazzata, ma ci ho messo mezz'ora a trovarlo la prima volta. Che poi anche lì è casuale lo sponsor dei cazzoni. Questo Puertasaurus, che vedrete ora cos'è, dovrebbe essere nelle valli molto aperte, non nel mezzo al bosco. Dovrebbe essere vicino a degli alberi, a molta vegetazione, visto che era appunto un erbivoro. Per quanto si difendesse poi a spada tratta anche contro i tirannosauri. E dovrebbe stare vicino ai laghi, fiumi o comunque grandi pozze d'acqua. Invece non c'era, l'ho trovato casualmente a cazzo di cane in giro così per la mappa. Boh, ce l'hanno tipo, l'hanno preso e ce l'hanno buttato nel mezzo. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Perché ci è voluto un po' di tempo a trovarlo prima. Poi, ovviamente, se ci dovessi mettere troppo tempo, parto con i tagli. Ora avete visto il Galliminus e quell'altri con una freccia si possono buttare incapacitati. Se il Galliminus lo volete, ma non so cosa serva perché. A cosa può servire stenderli per terra con una freccia? Boh, forse a niente. Forse va bene a bloccare quello stronzo lì che vi ricordate, mentre gli tiravamo la freccia, lui prima tipo ci veniva addosso e ci tirava la cornata. Quindi adesso, quando gli tiriamo la freccia, dovrebbe finire per terra. Vediamo se riesco a farmi magari un arco e vediamo se funziona. Tanto per l'arco serve anche la roccia. Sì, mi sembra per fare la punta della freccia. Dai, ma la nostra missione oggi è trovare il Puertasaurus. Puertasaurus, dove sei? Dove cazzo ti sei nascosto? Mi fa strano, ragazzi, vi dico la verità, dopo tanto tempo rifare un video su Stomping Land, ma giusto cazzo! Schiva, 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 schiva. E vabbè, ma vaffanculati alla. E vabbè, ma vaffanculati a tua mamma. Vaffanculati a tua mamma. La tua mamma Puertasaura schifosa, più mi fate schifo. Andate a fare in culo. Vai, respawna. Oh, respawn random, ma randomicamente sto stronzo mi fa sempre respawnare sulla spiaggia, E sulla spiaggia ancora di Puertasaurus, non ho visto. Non vorrei che ce ne fosse soltanto uno nella mappa, perché ci ho messo veramente. Poi, oh, sì che è bello grande, cazzo, è il dinosauro più grande del mondo antico. Quindi voglio dire, dovrei trovarlo, o uno comunque dei più grandi, dovrei trovarlo facilmente. E invece minchia, manco si vede. Potevano abbassare un pochino di più gli alberi. Però intanto proviamo a fare quella cosa che si è detto.
Mi fermo, ragazzi, un attimino, giusto per farmi un po' di roccia, per vedere se davvero le butta giù. Vieni. Mi mancava sto suonino. Tic, 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 tic. Tiè, mettila qua. Ma sto cazzo di gioco non c'ha gli aggiornamenti che ci inculano i soldi. Vieni qua giù. Fatti l'arco e un rompe un cazzo. La mamma del maialino. Basta per costruire l'arco, no. Basta per fare l'archetto, no. Vediamo un po'. Torch, bolas. Sì, le bolas che mi avete fatto a me. Le bales, più che le bolas. Allora, boh. Vai, costruiamoci l'archetto. Vediamo se almeno sta cosa del knockdown, del knockdown funziona. Se non funziona sono dei falsi maledetti. Dai, però il Puertasaurus c'è, l'ho visto, quindi c'è. No, sbagliatissimo proprio. Allora, dov'era il dinosaurino che l'ho visto? Eccolo lì. No, vediamo se realmente stavolta lo tira giù. Preso? No, preso sto cazzo. Sì, sì, l'ho buttato in terra, dai, funziona. Funziona realmente. Ma ora che l'ha buttato in terra è morto o... Mi fido per un cazzo, è già morto con una freccia? Sì, sì, è morto. Minchia, è morto con una freccia. Porca troia. Vedi se è un caso fortuito o se è davvero morto con una freccia. Penso di averlo preso in testa. Vediamo se ne troviamo un altro. Vabbè, proviamolo sul Galliminus. Sì, sì, basta una freccia. Abbiamo visto che almeno questa cosa qui l'hanno rispettata. Vi ricordate? Prima li tiravate la freccia e scappavano. Ora invece no, basta. Eh sì, basta una freccia soltanto, meno male. Pensavo che fosse soltanto tipo svenuta a terra, dolorante, proprio a bioccolo, sbioccolato con la mirza, spappolata. Invece no, è proprio morto. Ma mi diverto, cazzo, però. Sì, basta una freccia, minchia, faccio una strage. Però io voglio vedere il Puertasaurus. Minchia, oh, lo chiamavano Legolas, ragazzi. Bellissimo. Guardate là. Ma qua che cazzo è? No, ragazzi, è la prima volta che lo vedo in gioco, vi giuro. Cioè, la corsa dei dinosauri, a parte fa strano perché ci sono carnivori che seguono gli erbivori. Minchia, c'è anche l'armadillo. Ma che cazzo succede? Bellissimo, stanno scappando. No, ragazzi, non mi dite che stanno scappando dall'armadillo che li rincorre tutti. Figata. Sì, sì, guardate. Oh, perché lui è l'ultimo della fila, quindi ha regola d'arte, appunto, per non confondersi mai. Sì, sì, stanno scappando tutti da lui. Minchia, ragazzi, ma eravate in 350 con 15 triceratopi e scappate dall'armadillo. Vabbè che corazzato, ma cazzo, glielo prendete in 50. Oh, cazzo. Ma che cazzo è? Ma che c'è? C'è più di Pai laggiù in fondo alla radura? Oh, ci deve essere tipo un meeting di più di Pai. Oh, boh, non lo so. Un esercito di zoccole di Obono nude. Di Obono svedesi, bellissime. Ma dove cazzo vanno? Minchia, ma quando gioca la nazionale si parte così a corsa per andarla a vedere. Oh, Puertasaurus, mi sono rotto i coglioni, eh. Allora, vediamo un po' di trovarci. Cazzo, e vabbè, la tua mamma è una la tua mamma è una schifa dinosaura. La tua mamma è una schifa dinosaura, merda. Non to- vabbè, mi sto muovendo a cazzo correndo, quindi è normale che la tiro tutti. Però appunto perché vi voglio far vedere questo minchiozzo di dinosaurozzo. Però dai, l'expertise set almeno c'era arrivato. Dovete inserire più cose, questo gioco lo dovete... Era il gioco che io e il mio amico Leo aspettavamo più di tutti. Perché questo c'è un survival ambientato nel giurassico. Comunque questo non è il giurassico, è il pre-giurassico, nell'epoca proprio... dei dinosauri, perché nel giurassico no, forse o leggermente dopo, perché nel giurassico non c'era l'essere umano. E cazzo, dai, ci vuole. Ci vuole, ci vuole veramente. Troppo bella l'idea. Poi l'idea che bisognava mettere le trappole per catturare la guerra fra tribù. Dai, speriamo che un minimo lo se ne prenda. Oh, Puertasaurus, mi sono rotto le palle di cercarti. C'è un fischietto o qualcosa per richiamarne l'attenzione. Va bene, vai, sono rotto coglioni.
Salto? Salto temporale. Ragazzi, l'ho trovato! Eccolo! Eccolo, l'ho trovato piano. Ci ho messo, vi giuro, mezz'ora. Mi sembra di essere Parsifal estenuato quando venne mandata alla ricerca del Graal da Re Artù. Sono proprio sfatto. L'ho trovato piano, 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 piano. Che se non ho armi né niente, se mi vedono quelli schifi che tirano le testate, sono rovinato. Andiamo quatti quatti. Va bene, di sciacqua fresh, Dio sì. Oh, l'ho trovato, ragazzi. E questo è quello che... Minchia, che rumore fa. Bisognerebbe... vediamo se la polla d'acqua fa... boom, come... vi ricordate quando il dottor Grant... No, era Ian Malcolm. Mi sembra che... oh, no, i ragazzini che mettono il bicchiere d'acqua per vedere... ah, i movimenti, i cerchi nell'acqua che produce il suono e il rumore del T-Rex che si sta avvicinando. Guardate bene. No, lo voglio andare a vedere da sotto. Però porca troia, se mi vedo anche cose mi scoppiano. Resta a vedere col culo che mi ritrovo, eh. Vabbè, poi ovviamente va velocissimo. Ma vedete, cammina così in mezzo alla vegetazione. Era un animale troppo grosso per stare in un boschetto del genere. Cioè, cazzo, fatelo camminare a ridosso del fiume in una pianura. Aspetta. Che figata! Ragazzi! Ma mangia dagli alberi. No, mangia una sega. Questo qui cos'è? Un Galliminus. Ragazzi, eccolo! Guardate, bello! Merda, però è fatto bene, eh. Almeno questa passiamogliela, che la grafica del gioco è veramente... Guardate! Il Puestasaurus, anche detto Brontosauro? Che cazzo è? Brontosauro? Il Puestasaurus... Sì, mi sento come il dottor Grant la prima volta che lo vedo a Jurassic Park, che si mette a piangere. È bellissimo. Cazzo, è poi immenso. Ciao, bello. Abbiamo aspettato 4 mesi per vederti, cazzo, sul server. Hai preso il posto del titano. Boh, amico, è immenso. Vedi se lo uccido con l'accetta, oh. Minchia. Però lui no, non fa niente, cioè non schiaccia, non attacca, non fa nulla. Cammina e basta e non si può uccidere per ora. No, non si può assolutamente uccidere. Ragazzi, che dire, dai, da questo misero aggiornamento, che poi ve l'ho detto, il gioco non è in vendita, quindi sì, aggiornatelo, ma l'aggiornate, stronzoni, per chi l'ha comprato e pagato caro. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto e sia stato quantomeno divertente. Bleh, fatevela prendere bene, al solito, ragazzi, da questa visuale stupenda del Puestosaurus. In descrizione 3 link, iscrivetevi al mio canale e alla mia pagina di Facebook, negoziodicitua.com, per comprare non questo gioco che non è più in vendita, ma molti altri a prezzo scontato rispetto a Steam. Ogni giorno, ogni settimana sono delle offerte molto interessanti, però mi faccio cagare in testa. E non per ultimo, ricordatevi di iscrivervi al mio canale Twitch, perché tutte le sere, dal lunedì al venerdì, sono in live dalle 9 fino verso le 10, 10 e mezzo. Quindi fatevela prendere bene, dal culo del Puestasaurus è tutto. Alla prossima.